Ticara Sport Stadium. Questa sera di fronte per il primo trofeo che gioco il calcio, Sant'Arcangelo Calcio e Perla Verde Calcio Riccione. Queste le formazioni in campo per il Sant'Arcangelo Calcio, con il numero 1 Lorenzo Berlini, con il numero 2 Gabriele Buffi, con il numero 3 Alex Celli, con il numero 4 Lorenzo Cofini, con il numero 5 Jacopo Donato, con il numero 6 Michelangelo Fontana, con il numero 7 Federico Spada, con il numero 8 Francesco Imola, con il numero 9 Luca Landi, con il numero 10 Diego Paganini, con il numero 11 Simone Vernazzaro, con il numero 12 Leonardo Bolonghi, con il numero 13 Diego Mazzotti, allenatore Maurizio Ghinelli, per la Perla Verde Calcio Riccione con il numero 1 Mattia Girotto, con il numero 2 Andrea Pratelli, con il numero 3 Luca Serafini, con il numero 4 Federico De Giulio, con il numero 5 Alessandro Bartoli, con il numero 6 Giulio Fabbri, con il numero 7 Luca Villa, con il numero 8 Luca Arduini, con il numero 9 Dylan Di Stefano, con il numero 10 Dirar Edelfi, con il numero 11 Youssef Miri, allenatore Roberto Fabbri. A tra poco per il fischio d'inizio. Il programma è offerto da Banca Malatestiana, Isol Casa, Soluzione Acqua, eccoci pronti all'ultima sfida della prima fase di questa prima edizione di Che Gioco il Calcio. Quindi questa sera, ragazzi, ci si gioca tanto, perché avete la possibilità di accedere alle semifinali della prossima settimana. Andiamo però prima a scoprire i mister e a scoprire qualcosa in più delle due scuole calcio ospiti questa sera. Allora li introduciamo subito: per il Sant'Arcangelo Calcio Maurizio Ghinelli, per la Perla Verde Calcio Riccione Roberto Fabbri. Buonasera entrambi. Buonasera. Buonasera. Allora, Sant'Arcangelo, insomma, del quale dobbiamo aggiungere poco, perché in realtà ormai è consolidata tra i professionisti. Purtroppo ci saranno i play-out per la prima squadra, però insomma una realtà che sicuramente è cresciuta tantissimo rispetto ormai a tanti anni fa, dall'anno della salita poi dalla D alla Lega Pro al professionismo. Insomma, tante cose sono cambiate, sono migliorate, sono andate in crescendo. Adesso anche il vivaio giallo-blu è un vivaio sicuramente importante, anche perché il presidente Ivan Mestrovic, insomma, ha lanciato delle idee piuttosto interessanti di insomma una sorta di fabbrica addirittura di giocatori tra virgolette, quindi insomma ci sono delle ambizioni importanti per il settore giovanile, ma a questo livello ci sono anche dei valori importanti da insegnare ai più giovani calciatori. È vero, infatti le ultime sorprese negative che sono venute alla luce purtroppo
facevi conto, ne davi conto tu dei play-out, ci lasciano col fiato sospeso. Cercheremo di seguire tutti, genitori dei ragazzi, a cui devono molto queste società, perché tenerli ad un livello così alto in una piccola realtà come Sant'Arcangelo non è stato facile. La fortuna è stata anche quella di trovare una società che ha, è entrata e subentrata al presidentissimo Brolli, e avrebbero dato una continuità, dico avrebbero perché adesso le carte sono di fronte a questi due play-out che avremo, questi due sabati che saranno tutte e due da tenere in considerazione con la massima concentrazione, e speriamo di non deludere il nostro pubblico. Eh sì, ci auguriamo anche per il settore giovanile che il Sant'Arcangelo possa rimanere tra i professionisti. Andrete tutti allo stadio voi, vero, tra due sabati per il return match, perché insomma è importante infatti, perché si giocherà prima a Vicenza e poi a Sant'Arcangelo, che ha il piccolo vantaggio, no, di, della classifica migliore rispetto al Vicenza. La Perla Verde Calcio Riccione è una realtà, Roberto, ormai consolidata da tanti anni, insomma ricordo anche dei progetti molto interessanti, anche di coinvolgimento delle altre realtà cittadine, è una società che però è stata in grado di ripartire con un nuovo progetto, e soprattutto è un progetto molto a misura di famiglia e che guarda molto proprio anche al sociale. Esattamente, è una società che mira soprattutto a riunire, diciamo, il rione, diciamo, la realtà più che cittadina rionale, cioè sì, di una parte della città anche. E niente, si fa insomma con i mezzi, con i pochi mezzi che si hanno, si cerca di ottenere il massimo. È difficile tutti i giorni andare avanti anche nelle piccole cose, come anche soltanto il campo, tenerlo perfetto, tutte gli spogliatoi, la pulizia, essendo piccoli tocca combattere ogni giorno per fare in modo che questi ragazzi quando arrivano al campo abbiano tutto, perché noi il nostro obiettivo è quello che i ragazzi devono, cioè il settore giovanile, debbano avere il massimo di quello che noi ovviamente possiamo fare. Poi abbiamo anche la prima squadra, però diciamo che la prima squadra è una realtà a sé stante, cioè una realtà che noi ci teniamo che di averla, però in ogni caso... La possibilità per i più grandi di passare, sì, esatto, insomma, in una prima squadra, esatto, però diciamo il vostro fiore all'occhiello da sempre, la, esatto, vostra attenzione è tutta concentrata sulle giovani. Esattamente, esattamente. E tra l'altro, insomma, dicevamo, anche per voi progetti sempre molto interessanti, e tutto portato avanti con magari pochi mezzi ma tantissima passione. Molta, ce ne vuole veramente tanta, e il nostro DS Roberto Fabbri, che è mio omonimo, che è mio omonimo, la Tamara, e anche Gino, che è il, diciamo, il factotum, il magazziniere, quello che ci tiene il campo, insomma ci danno di più di quello che è, cioè il 101%, questo ne posso essere sicuro, perché io sono entrato quest'anno in questa, diciamo, realtà da fare l'allenatore di una squadra, e vedere loro tutti i giorni queste cose qui, perché ci sono tante piccole sfaccettature durante anche il singolo allenamento, anche l'organizzazione di avvenire a Rimini, insomma non è semplice. Ah no, non è affatto facile. Benissimo, allora facciamo un po' un riepilogo di quanto accaduto fino a questo momento nel vostro girone, il girone B. La prima partita tra Delfini Rimini e Sant'Arcangelo Calcio si è conclusa sul 16-15, quindi una vittoria di misura dei Delfini, però con un ottimo punteggio da parte del Sant'Arcangelo, che è arrivato a 15. E invece la Perla Verde Calcio Riccione ha vinto la prima sfida 16-5 sulla polisportiva Stella Rimini. Poi la Stella ha perso il suo duello con i Delfini Rimini per 8-16, quindi in virtù di questi risultati abbiamo i Delfini che sono già approdati in semifinale con 2 vittorie e 32 punti complessivi, la Perla Verde che ha 1 vittoria e 16 punti, il Sant'Arcangelo 1 sconfitta e 15 punti, e la Stella 2 sconfitte e 13 punti complessivi. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questa sera una delle due squadre potrebbe avere delle possibilità ottime di approdare in semifinale,
e per farlo, per la Perla Verde basterà vincere, perché si porterebbe a quota 6 in classifica. Il Sant'Arcangelo deve vincere anche facendo degli ottimi punti, perché ricordiamo è poi in questo girone ci sono già i Delfini che hanno vinto e la Perla Verde potrebbe raggiungere in vetta la classifica. Nel caso del Sant'Arcangelo invece ci potrebbe essere il passaggio come migliore seconda ripescata per la fase, poi la seconda fase, quella delle semifinali. Quindi cercate di fare più punti possibili in ogni caso, e per il Sant'Arcangelo, così come per la Verde, di vincere la partita, perché potrebbe voler dire davvero semifinale. Allora, siete pronti alla sfida? Sì, sì. Ho fatto sì. Un po' un riepilogo, perché siamo proprio in dirittura d'arrivo, poi vedremo in chiusura anche la situazione degli altri gironi. E allora iniziamo ad assegnare i punti e lo facciamo con il Fantacalcio. Aperto. Il microfono è aperto. Vediamo come vi siete comportati dagli allenatori. Per il Sant'Arcangelo, Alison 6, De Vrij 8, Skriniar 5, Manolas 0, Douglas Costa 5,5, Ilicic 7,5, Milinkovic Savic 11, Suso 5,5, Icardi 4, Dybala 6,5, Higuain 6, per un totale di 65 punti a un soffio dal primo gol, ma senza realizzarlo, perché il tetto è 66. Per la Perla Verde, Alison 6, Biraghi 3,5, Kolarov 6,5, Pjanic 5,5, Higuain 6, Cristante 5, Douglas Costa 5,5, Amsic 5,5, Icardi 4, Dybala 6,5, Perisic 5, per un totale di 59, 0 gol, quindi sfida che si conclude sullo 0-0. E allora, quando è 0-0, quanti punti si danno? 0. No, 0-0, X. 1 per 1, un punto per 1. E iniziamo quindi con un punto per ciascuna delle due squadre. Subito, con l'aiuto della nostra regia, il tabellone del punteggio inizia con un pari la nostra prova. Adesso andiamo a giocare anche in studio con facce da campioni. E allora qui vedrete una faccia mostruosa. Potrebbe anche essere carina, poi non si sa mai, eh? Formata da tre giocatori. Mi dovrete indovinare tutti e tre i giocatori. Mi raccomando, avete una sola possibilità. Chi si prenota e sbaglia poi darà diritto all'altra squadra di poter rispondere eventualmente in maniera corretta. Siete pronti? Andiamo a vedere allora il nostro mostro. Eccolo qua. Sant'Arcangelo che si è già prenotato. Allora, uno è Tiago. L'altro è Lucas Vasquez, Ribéry. Questi vostri tre. Per la Verde. Ribéry. Ribéry. Lucas Vasquez. Ronaldo. Veloci, veloci, il terzo, veloci. Niente, non vi viene in mente. Vediamo la soluzione. Ribéry era facile, Pjanic e Caleion erano questi tre giocatori del nostro mostro. Allora, qui non assegniamo punti, quindi sempre 1-1 il punteggio, però partendo dalla Perla Verde, il vostro giocatore preferito c'è tra questi tre? No? Chi è il vostro giocatore preferito? Sì. Davanti? Si è spento il microfono? Allora, un secondo, perché vediamo che
Probabilmente è stato toccato sotto. Ecco qua. Allora, dobbiamo, chiedo alla regia, dobbiamo ripartire? Non si è sentito di nessuno? Ok, allora ripartiamo. Ripartiamo. Facciamo il bello della diretta, facciamo. Patrick Cutrone. Patrick Schick. Icardi. Dybala. Mandzukic. Andrea Silva. Dybala. Dybala. Cutrone. Boh. Beh, dite uno, uno così. Non è quello. Non ce l'ha, non ce l'ha. Bonucci. Bene, Sant'Arcangelo. Sergio Ramos. Neymar. Douglas Costa. Pogba. Messi. Messi. Fatevi vedere. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Neymar. Çalhanoğlu. Cutrone. Benissimo, tutti? No. Manca uno, ne abbiamo saltato uno. Griezmann. Perfetto. Griezmann. Anche per te. Ben chiuso con Griezmann, così. Ma andrà al Barcellona o no? Sapete voi? È già andato. È già andato? È già andato? Che sembra che sembra sia. È praticamente già andato. Sembra sia sulla strada buona, però adesso vediamo, adesso vediamo. È praticamente già andato. È praticamente fatta. Dite, non è che alla fine salti tutto, no? No, è fatta, è fatta. Anche a me sembra sia sulla strada buona. Benissimo, continuiamo a giocare adesso e andiamo a vedere come ve la cavate con i risultati e i marcatori recenti del campionato italiano e straniero, ma seguite anche gli altri campionati o solo la Serie A? Solo la Serie A. Solo la Serie A. Lui segue tutto però. Voi? Anche te segui tutto? Seguite tutto, siete preparati perché sapete che c'è anche una domanda su un campionato straniero, che non è italiano, Quindi siete pronti. Allora andiamo con quante ne sai? Allora mi raccomando, voglio risultato e marcatori. Sono tre partite, un punto per ogni risposta esatta. Andiamo con la prima. Risultato e marcatori di Torino-Spal. Sant'Arcangelo. No, si è prenotato Sant'Arcangelo. Si è accesa la lucina del Sant'Arcangelo. 2-1 Torino. Fatto gol De Belotti e De Silvestri. E dello Spal fatto un classico. Hai detto la fine però. Va bene, giusto, è giusto. È giusto, ha iniziato la risposta che la facciamo finire, dai. Va bene, un punto per il Sant'Arcangelo. Seconda domanda. Sampdoria-Napoli. Per la verde. Allora, è finita 2-0 per il Napoli. Milik. Aiutatelo, compagni, aiutatelo. Insigne, Mertens. Insigne, Mertens. Insigne. Insigne, così proprio ti sei buttato? Sant'Arcangelo. Milik e Albiol. Ed è finita? 2-0 per il Napoli. Giusto, Sant'Arcangelo. Albiol ha segnato, non te lo ricordavi? Allora attenzione perché adesso ti potrai rifare perché mi hai detto che sei esperto in calcio internazionale. Non tipo del Messico. No, del Messico no. Dei campionati africani come siete messi? No. Ma tutti leggono i campionati. Ho capito, però uno si informa in internet, riesce a vedere quello che hanno fatto. Va bene, allora, in realtà siamo rimasti diciamo in Europa. Siamo andati un po' più a nord. Voglio sapere risultato e marcatore di Southampton Manchester City. Sant'Arcangelo. Allora, Gabbiadini. Me lo chiedi? No, lo devi dire tu, Ed è finita? Vai. 2-1. Per chi? Interessante questa interpretazione, ma non è giusto il risultato. Per la verde. Ha fatto gol. Sterling. No, ha fatto gol. Sì. Gabbiadini e Agüero e Sané.
Ed è finita? Così? Per 2-1 per? Per il City? È finita 1-0 per il City e ha segnato Gabriel Jesus. Lo sapevate? Chi lo sapeva? E non se l'aveva ricordato. Hai visto? Lo volevo dire, lui mi ha detto. Mannaggia, capitano. Capitano. No, sei così, poi hai detto Gabbiadini. Com'è che ha fatto? Non ho capito. Com'è che ha fatto? Gabbiadini. Va bene, andiamo a vedere l'aggiornamento del punteggio. Aggiornamento del punteggio. 3 Sant'Arcangelo, 1 per la Verde. Mi raccomando, ancora abbiamo tantissimi punti da segnare, però adesso voglio sapere, abbiamo sentito un po' di risultati di squadre, ma voi per quale squadra fate il tifo? Partiamo questa volta da Sant'Arcangelo. Allora, io Juve. Juve? Milan. Sant'Arcangelo. Giusto? Sant'Arcangelo e Juve. Sant'Arcangelo, Milan. Sant'Arcangelo, Juve. Sant'Arcangelo. Davanti, vieni davanti. Juve, Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo, Inter. Sant'Arcangelo, Atalanta. Milan e Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo, Roma. Sant'Arcangelo, Milan. Vieni avanti te che non ti vediamo mai. Te sei un portierone, mi sembra, vero? Te sei un portiere, Milan. Vero? Beh, me lo ricordo alcuni tornei che ha fatto mio figlio, per quello me lo ricordo. Gran portiere, bravi, bravissimo, molto bravo. Avete finito? Sì. Tutti? Quanti mi hanno detto Sant'Arcangelo, la prima squadra, come prima squadra? Cioè proprio il primo risultato Sant'Arcangelo e poi altri? Quasi tutti? Quasi tutti. E invece prima magari l'Inter, la Juve e poi Sant'Arcangelo? C'è anche qualcuno? Cioè, è giusto, ci vuole anche onestà intellettuale, però giustamente almeno ti fate per tutte e due. Ed è giusto così. Per la Verde, per chi fate il tifo? Milan. La Magica Roma. Magica? Inter. Juve. Juve. Milan. Juve. Juve. Milan. Inter. Milan. Ok, abbiamo visto insomma abbastanza divisi tutto sommato. Benissimo, continuiamo a giocare con gli arbitri. Sapete bene il regolamento, sì, vero? Sì. Vai col fischio. No. Allora, 3 domande legate al regolamento del gioco del calcio. Avete 3 risposte che A, B o C e mi dovrete dire quale è quella giusta. Ovviamente, se come ogni tanto capita, qualcuno scappa il dito e praticamente preme il bottone, io mi devo fermare e vi devo far rispondere. Quindi se non ho ancora dato le soluzioni, dovrete rispondere tirando un po' a caso. Quindi attenzione, se siete sicuri, premete il bottone, se no aspettate le 3 opzioni. Andiamo con la prima domanda. Un calciatore supera il portiere avversario e calcia il pallone verso la porta sguarnita. Un difendente dall'esterno dell'area di rigore lancia un parastinchi impedendo al pallone di entrare in porta. L'arbitro cosa fa? A. Interrompe il gioco. Accorda un calcio di rigore ed espelle il calciatore. B. Interrompe il gioco ed espelle il calciatore. C. Accorda un calcio di rigore. B. Interrompe il gioco ed espelle il calciatore. Sì. Non è corretta. Completo la C per il Sant'Arcangelo. Accorda un calcio di rigore ed ammonisce il calciatore. La A. A. A come ancora? A di ape. Sì, A. A di ape. Come, A come sì. Ape, ok. Ed è? Giusto! Sì! È giusto, c'è l'espulsione ed il rigore, perché comportamento più antisportivo di questo, insomma, il gol non si può dare, però almeno c'è l'espulsione ed il rigore. Seconda domanda. Qui proprio dovete essere attenti, avete mai misurato il campo? No. Avete misurato il campo? Chi è che ha bene in mente le misure, che dice, non so, questa stanza è grande 10 metri per più o meno, ce l'avete un po' il senso della misura? No, ma in generale, chi è che ha occhio così, sa dire quanto è alto un amico? Quello è alto 1,50 m, quello è alto 1,60 m. Avete un buon senso? Relativo, sì, te dici sì.
Allora, vediamo un po'. 120-90. Qual è la lunghezza massima delle linee laterali e delle linee di porta? A, 90 metri laterale e 45 metri porta. B, 120 metri laterale e 90 metri porta. C, 100 metri laterale e 50 porta. Sant'Arcangelo. La B di Buffy. B di Buffy, giustamente, si autocita. Voi che cosa avreste detto? C. La C? 150? No. La A, 90 e 45, non me l'ha detta nessuno? No, pensavi? Qualcuno pensava la A? No. No, troppo piccolo? Troppo piccolo? Qualcuno? Pensavi la A? Chi mi ha detto B? Ed è la B, è giusta! Un altro punto per il Sant'Arcangelo! Quindi 120 e 90, queste le misure. Attenzione, terza domanda. Un fallo di mano deve essere sempre punito sia tecnicamente sia disciplinarmente? A, sì, ma solo tecnicamente. B, l'arbitro assegna un calcio di punizione. C, no. Sant'Arcangelo. Se premono prima loro, il vostro sì, non va. Sono auto. Sì, uno esclude B, l'altro. B. B di? Buffy. Buffy. C'è preso gusto te con la B, eh? Non è corretto. Per la verde. La. Prova la A. Prova la A. La. E invece era proprio la C. Quindi non assegniamo questo punto. Non è detto che sia punito da un punto di vista disciplinare, perché potrebbe anche essere solo tecnicamente, quindi si assegna sempre il calcio di punizione quando c'è un fallo di mano, no? Però non è detto che venga preso un provvedimento, cioè non è detto che uno venga ammonito o espulso, potrebbe anche dare il fallo e basta, insomma questo è quello che dice il regolamento. Benissimo, allora, quinta prova, andiamo a palleggiare con il nostro Palleggiamo! Eccoci qua, allora, questa l'abbiamo detto più volte, ormai lo sapete, l'unica prova di calcio con il pallone presente nel nostro gioco. E abbiamo due palleggiatori che sono, per il Sant'Arcangelo Calcio, Leonardo Bolonghi, che è qui presente tra l'altro, vero? È qui presente, in prima fila. Per la Perla Verde Calcio Riccione abbiamo Dylan Di Stefani. Di Stefano, Dylan Di Stefano. Vieni avanti anche tu Dylan, perché adesso vi vediamo qui in studio, però adesso vedremo anche come ve la cavate con un pallone treppiedi. Andiamo a vedere chi ha palleggiato per più secondi? Andiamo a vedere. Grande prova, grandissimo palleggiatore. Adesso però Leonardo col microfono. Leonardo, voglio sapere come fai a palleggiare così velocemente. Io neanche Messi ho visto palleggiare così velocemente. Vedo 50 volte, se no c'è 5 palleggi. Beh, però da 5 palleggi a fare così tanto. Insomma, ne hai fatti tanti. Perché è forte. Ma come hai fatto a palleggiare così velocemente anche? Era normale, no, oppure ti hanno accelerato un po'? Era accelerato. Sì, di sì. Era accelerato. E allora, i tre punti se li aggiudica il Sant'Arcangelo Calcio. Andiamo a vedere l'aggiornamento. 8-1 per la verde, mi raccomando. Ci sono ancora tanti punti da segnare, quindi concentrati. E noi adesso ci fermiamo un attimo perché è finito il primo tempo e tra poco inizieremo il secondo, proprio tra pochissimo.
E allora siamo pronti ad iniziare il secondo tempo e allora facciamo anche un riepilogo del punteggio per vedere a che punto siamo tra Sant'Arcangelo e Perla Verde. Vediamo in grafica il punteggio, 8 Sant'Arcangelo, 1 Perla Verde. Mi raccomando, Perla Verde, che avete vinto tra l'altro anche la vostra prima sfida, quindi insomma qui vi giocate tantissimo, così come Sant'Arcangelo, eh? Quindi mi raccomando. Allora, continuiamo a giocare, ripartiamo con l'ABC del calcio. E allora, come ve la cavate con l'alfabeto qui? Malissimo. Chi è, chi, male? Malissimo? Qualcuno bene? Bene, ma non benissimo. Ecco, lì invece c'è... Chi è l'esperto? Chi è l'esperto? Sei tu l'esperto? Ok, allora, iniziamo con la Perla Verde. Andiamo a vedere la prima squadra che ha estratto il nostro computer. Ma qui non c'è il pulsante. Quindi qui non dovete giocare col pulsante, ma c'è una squadra alla volta. Allora, è a turni. Prima squadra per la Perla Verde. Vediamo qual è la squadra estratta dal nostro computer per voi. Sassuolo. È il Sassuolo. Vedete la rosa in ordine numerico, in ordine di numero. Dovete metterla in ordine alfabetico. 90 secondi, se sbagliate dovete ripartire da capo. Pronti? Acerbi. Via. Acerbi. Sì. No, Babacar. No. Acerbi, no. Da capo. No, Biondini no. Acerbi. Sì. No, Biondini no. C'è prima la A di I, no? Aiutatelo, ragazzi. Ajapong. Sì. Bravo. Babacar. Sì. Biondini. Sì. Stai zitto. Cassata. Sì. Bravo. Sì. Dell'orco. Sì. Capitano. Duncan. Sì. No, aspetta. No, questa te l'abbiamo già detto. Goldanga. Goldaniga. No, da capo. Acerbi, sì. Ajapong, sì. Dell'orco. No, da capo. Acerbi, Ajapong, Babacar. Sì. Biondini. Sì. No. No, da capo. No, perché c'è cassata. Acerbi. Sì. Ajapong. Sì. Babacar. Sì. Biondini. Sì. Aspetta. Vi siete fermati a Duncan, quindi a 8. A 8. Vediamo la squadra selezionata per il Sant'Arcangelo Calcio. È il Genoa. Anche per voi 90 secondi per metterli in ordine alfabetico. Pronti? Via! Bertolacci. Sì. Bessa. Sì. Biraschi. Sì. E il Yannick. Sì. Galabino. Sì. Uno. Iliemark. Sì. L. Poi c'è No. Laxalt. Sì. Lazovic. Sì. Medeiros. Sì. Migliore. Sì. Vai. Perin. No, da capo. Veloce. Allora. Ma quelli che avete indovinato sono già in cassaforte. Bertolacci. Però potete continuare. Sì. Biraschi. Sì. Cigice.
Che te ne frega? Ne avete messi in fila 10. Quindi 3 punti per il Sant'Arcangelo. 10 Sant'Arcangelo, 8 per la Verde. 10, vi siete fermati a migliore? Io ne ho 10. Quindi 10 a 8, 3 punti per il Sant'Arcangelo che vola sull'11 a 1. E adesso voglio sapere come ve la cavate con le cronache. Cioè, c'è qualcuno che ama fare le cronache mentre... Ce l'abbiamo un cronista provetto nella Perla Verde? Anche tu? Io sono un telecronista. Sei un telecronista? Sì. No, beh, okay. Bene. Allora, quando parlate sempre col microfono davanti... Anche il mio amico è bravo. Chi gareggia? Chi gareggia dei due? Chi gareggia? Cosa volete fare? Uno fa la cronaca e uno il commento tecnico. Chi gareggia? Vai te. No, sto scherzando. Uno fa la cronaca e uno il commento tecnico. Deve gareggiare uno. Decidete voi. Ok. Sì. Caressa e Bergomi non sarebbe male. Allora, siete pronti? Andiamo a giocare con il nostro Gollasso. E allora, ragazzi, concentrati perché adesso vi farò vedere il gol. Abbiamo scelto il gol di Ambrosini. Ambrosini che ha segnato in Rimini al Bissola, finita 4-4. Andiamo a vedere il gol commentato da noi e poi dopo me lo dovrete commentare voi. Cicarevic in posizione centrale. Ora Cicarevic per Ambrosini. Gran gol del Rimini. Sull'asse Cicarevic Ambrosini al 39esimo. Rimini 2 al Bissola 4, ma che bel gol. Ecco qua. Avete capito bene? Cicarevic Ambrosini. Allora, Cicarevic Ambrosini. Cicarevic. Ok. Siete pronti? Parte Sant'Arcangelo, eh? Siete pronti? Attenzione, quando vedete le immagini, gli altri per favore in silenzio perché il cronista si deve concentrare, perché sennò sembra di essere in uno stadio davvero. Quando vedi le immagini puoi partire. Scarta il giocatore. Cross di Cicarevic. Si è passata la difesa, gol di Ambrosini sotto le gambe, al volo, incredibile, sarà un gol incredibile, gol, golasso, golasso, per la Verde, sei pronto? Allora, quando vedi l'immagine anche tu puoi partire. Allora, non è un problema, te lo faccio rifare. Sì, te lo faccio rifare, posso, ci sta l'emozione, ci sta, eh? Allora, ragazzi, non gli confondete le idee, sono due nomi, Cicarevic e Ambrosini. Non sono complicati. Allora, quando vedi le immagini, puoi ripartire dalla regia, facciamo ripartire. L'avanzamento di Cicarevic. Il cross per Ambrosini, è buono, è gol! Gol di Ambrosini che va Rimini! Vantaggio. Vantaggio, era sotto, però va bene uguale. Va bene. Va bene. Allora, io do 2 punti alla Perla Verde e 3 punti al Sant'Arcangelo. Perché è stato un po' più preciso, dai, è stato un po' più preciso. Non è vero, non è vero. Allora, andiamo a vedere l'aggiornamento del punteggio. Oh, sì, sei sotto la mamma, 14 a 3. Allora, per la Verde, mi raccomando, qua stiamo andando un po' a rilento. Allora, forse per un po' farvi un po' sciogliere, raccontatemi, piuttosto che fare il rapper, raccontatemi un po' qualcosa di voi, in che ruolo giocate, non mi giocate con la bottiglietta che ci giocheremo dopo, quindi... raccontatemi un po' che ruolo fate, se siete sinistri, destrorsi, mancini. Punta centrale? Destro o sinistro? Il tuo piede? Destro. Sei uno che fa tanti gol? Quanti ne hai fatti? Non li hai contati? Una quarantina, quindi niente male. Microfono sempre davanti alla bocca, mi raccomando quando parlate. Io sono un terzino destro. Sì? Sono destro, ho fatto uno o due gol. Uno o due gol.
Centrocampista centrale. Sei mancino, destro? Destro. Sei destro, ti piace più fermare il gioco degli altri oppure costruire? Sei un regista? Regista. Regista. Portiere e destro. Destro. Sei un portiere para rigori? Sì. Te la cavi bene? Eh? Te la cavi bene sui rigori? Sì. Sì. Certo, sì. Vieni avanti, che sennò non ti vediamo. Se la fascia destra. Sì? Fascia destra. Alto, basso, terzino, ala? Ala. Ala. Ala, destro. Destro, ok. Non mi giocate col microfono, tenetelo fermo davanti alla bocca. Io terzino destro. Sì? Sei destro? Sì. Ti piace più... Aspetta, lascia il microfono, così... Ti piace più... Vieni un po' avanti, che così ti vediamo. Ti piace più difendere o attaccare? Cioè, sei un terzino di spinto oppure un terzino che rimane in posizione, aspetta l'avversario e cerca di fermarlo? Mi piace un po' più attaccare. Attaccare? Quindi un po' alla Dani Alves, diciamo, un po' così? Così come... Sì, anche te, vero? Ti piace più? Terzino sinistro. Mancino? No, sì, mancino. Ma hai detto sì, non sei molto convinto? No. Ah, no, sei, scusami, sei destro ma giochi a sinistra? Destro. Sei terzino destro o sinistro? Sinistro. Terzino sinistro ma giochi col piede destro? E ti piace più spingere o difendere? Spingere. Spingere. Vienimi sempre avanti perché sennò ci sono le teste dei tuoi compagni. Portiere. Portiere. Sei un portiere para rigori? No. No? No. Ti scansi quando sei in rigore oppure provi a pararlo? No. No, non ti scansi. Si scansa. No, si scansa, no. No, non ti scansi, non è vero. Non è vero, non ci credo. Vieni avanti sempre. Io sono difensore. Sì? E il mio piede è il destro. Difensore centrale oppure di fascia? Difensore di fascia. Di fascia. A destra? Sì. A destra. Terzino sinistro. Mancino, destro? Destro. Sei destro ma giochi terzino sinistro? Sì. Questa dopo voglio sentire col mister perché siete anomali, perché di solito insomma il terzino... Sì. Terzino destro? Gioco col destro. E sei terzino destro? Esatto. E ti piace più difendere o attaccare? Sempre col microfono? Difendi. Ti piace più difendere. Allora mister... Innanzitutto sono stati tutti onesti qua, abbiamo un sacco di terzini sinistri destrorsi, però che è un no, po' anomalia. Quasi tutti sono destri miei. Quindi, però qualcheduno l'ho adattato sì, a giocare a sinistra, poi metto a sinistra magari quello che siccome gli piace tanto andare avanti che rientra e tira. Ah, ecco, quindi diciamo uniamo l'utile al dilettevole, esatto. In questo modo. Però visto sono un po' un'anomalia, no? Perché però alla fine abbiamo un mancino, ce l'abbiamo un mancino? Sì, ma non c'è. Non c'è, però c'è un mancino in squadra? Sì, uno solo. E dove gioca? In porta. Ah, cavolo, avete un mancino e sei il portiere? Sì. Insomma, è andata male. Beh, almeno si sforzeranno a giocare col sinistro. Vedo anche a livelli più alti che ci sono gente che zoppa, gioca solo con un piede. Sì, impareranno tutte e due. Si devono sforzare. Con tutti e due i piedi. Si devono sforzare. Com'è questo gruppo, mister? Io con loro mi sto divertendo molto, non pensavo inizio anno perché sono molto vivaci, insomma, anche tenerli non è facile. Mi sto divertendo, insomma. Ti sta divertendo? Sì. Benissimo. Allora, vedo che vi piace anche molto screcciare perché vedo lì che fanno un po' i DJ. Allora, andiamo in casa Sant'Arcangelo per scoprire... O libero o terzino? Terzino, eventualmente destro o sinistro? Destro. E sei di piede? Destro. Destro. Gabri. Centrocampista centrale. Sì? Destro. Destro, ti piace più costruire oppure fermare il gioco degli altri? Non gli state tutti attorno, fatelo venire avanti perché sennò non si vede più. Ecco, a me piace più costruire il gioco. Costruire il gioco, quindi un regista. Benissimo. Portiere di piede destro. Portiere destro. Sei un pararigori? A rigori non sono bravo tanto. Non sei bravo? No. Però tra i pali, ti ho visto, insomma, sei molto bravo tra i pali. Che anno sono? 2006? Io sono terzino sinistro. Sì? Mi piace attaccare, però in alcuni casi difendo.
Beh, in alcuni casi il terzino sempre devi difendere. Sì, sì. Però ti piace più attaccare. Alla Marcelo, diciamo, no? Ti più piace forte. Più spin, più forte di Marcelo? Esatto. Beato te. Sei e sei mancino? No, destro. Sei destro? Però gioco a sinistra. Io sono destro e gioco alla sinistra. E giochi a sinistra e ti piace rientrare e calciare? Sì. Per quello? Sì. Fai molti gol in questo modo? No. No, però ci provi. Alcune volte sì la faccio, alcune volte no. Alcune volte sì, alcune volte no. Io gioco alla destra e sono destro. Sei uno che va al cross solitamente oppure? Cross, sì. Cross. A volte faccio anche gol. Ma quando, cosa fai dopo? Rientri sul sinistro oppure no, calci no, di destro? Di destro sì, sempre sì. Di destro, anche da destra. Sono punta e sono destro. E sei un attaccante da gol? Quanti ne hai fatti di gol quest'anno? Boh, non li conto io. Ma perché sono tanti? No. Cioè non normale, lo sai? Dai. Sono più di 10? Sì. Più di 10? Sì, sì. Eh sì, sennò... Se tanti. Non so fare la punta. Bene, bene. Io sono centrocampista centrale e sono destro. E sei destro. Ti piace più costruire oppure spezzare il gioco degli avversari? Cioè, tutte e due, però mi piace di più costruire. Costruire. Io sono un esterno vieni sinistro. Vieni più al centro. Ecco, adesso ti seguo la telecamera perché... Sono un esterno sinistro o terzino perché ieri ho giocato terzino e... Mi piace sia difendere che attaccare. Tutte e due, indifferentemente. Ok. Basta giocare, in effetti è vero. Io sono un centrocampista centrale. Sì. E il mio piede è sinistro. Cioè ho due piedi, ma io gioco col sinistro. Beh, quelli, insomma. Fortunatamente qui presenti. Però diciamo, tu mi volevi dire che sai calciare anche con l'altro piede. Sì, sì. Però prediligi il sinistro. 3-2. Ti piace più costruire, fare i lanci, passare i compagni oppure fermare il gioco degli avversari? Costruire. Costruire. Però non sono molto pratico. Vabbè, imparerai. Però diciamo, quella è la... Manca qualcuno? Chi manca? Chi manca? Venite, venite, venite avanti, venite avanti. E... Io sono centrocampista centrale e sono ambidestro e mi piace costruire. E ti piace costruire, benissimo. Io sono difensore centrale e sono destro di piede. E sei destro? Sei uno che va anche a colpire di testa? Ci provo, ma non ci provo ogni tanto, eh? Lì abbiamo un altro difensore che avanza. Difensore centrale e sono destro. Sei destro? Benissimo. Tutti? Sì. Niente. Benissimo. Allora, cosa facciamo? Continuiamo a giocare? Sì. Continuiamo a giocare? Non avete perso ancora. Ottava prova. Indovina chi? Allora, tornatemi tutti in postazione, quindi qualche passettino indietro, sempre dentro la nostra inquadratura, mi raccomando. Seconda manche di Scopri il campione, qui dovrete indovinare dalle caratteristiche, quindi da qualche dato che vi darò, il giocatore che appunto risponde a queste caratteristiche. E allora, siete pronti? Vi dovete prenotare con la pulsantiera. Siete già pronti in 10, poi alla fine premerà prima il Sant'Arcangelo, scommetto prima il Sant'Arcangelo, perché con tutto quell'ammasso, ecco. Allora, resettiamo il, ok? Da questo momento in poi, se si accende, vi farò rispondere senza aver detto nulla, eh? Pronti? Prima indicazione, ha un gemello compagno di squadra nelle giovanili del Real Madrid. Seconda indicazione, ha terminato la sua esperienza al Real Madrid con all'attivo 17 reti in 73 presenze totali. Vedo una luce. Zidane. Il nome? Zidane. Non è Zidane. Allora, aspettate che avete no, si è prenotato il Sant'Arcangelo, non c'è bisogno di prenotarvi. Vi posso però leggere le altre indicazioni, che così vi possono essere d'aiuto. Avete già risposto. Aspettate che vi posso dare indicazioni. Se volete rispondere prima, potete anche rispondere, però non avete indicazioni ulteriori. Allora, è stato acquistato dal Napoli lo stesso anno di Gonzalo.
ha scelto di indossare la maglia numero 7 appartenuta in precedenza a Edinson Cavani. Ultima indicazione. Ok, vi siete prenotati? È il 7, dite, 7 del Napoli. Chi c'era prima di Callejon col 7? È lui, è giusto. È Callejon, è proprio lui. Ma voi non potete più rispondere, avevate già risposto Zidane. Avete una risposta a vostra disposizione. Attenzione, andiamo a vedere l'aggiornamento. 3 punti per la Perla Verde Calcio Riccione. Vediamo a quanto siamo. 14-6. 14-6. Andiamo a giocare con la nona prova, che è la Battle Flip. Io, vai te. Ecco qua, ecco qua. Abbiamo sistemato anche con l'aiuto, attenzione al microfono. Allora no ragazzi, tutti in postazione tranne i due che gareggiano. Tutti in postazione, voglio solo i due che gareggiano, perché sennò mi coprite anche la telecamera. Avete scelto chi sono i contendenti? Voi due? Perfetto, allora inizia il Sant'Arcangelo. Voi potete ovviamente fare il tifo. Primo. Secondo. Terzo, uno. Quarto. Quinto. Uno su cinque. Perla Verde. Uno. Due. Quasi. Sei stato sfortunato. Tre. Quattro. Vediamo se c'è il sorpasso. Dai. No. 5. 1 a 1, un punto per uno. È parità. È parità, 1 a 1, un punto per uno. Non ci sono i supplementari in questa sfida. Allora, ragazzi, basta con la bottiglietta, tornate in postazione. Un punto per uno, quindi, per aggiornare il punteggio, vediamo quanto sta. 15 Sant'Arcangelo, 7 per la Verde Calcio Riccione. Attenzione, perché siamo all'ultima prova. Però prima dell'ultima prova voglio sentire dal mister Sant'Arcangelo un po' qualcosa su questo gruppo, perché abbiamo sentito un po' di caratteristiche. Allora, il gruppo è decisamente molto vivace, però con questa vivacità riescono a metterla anche in campo in modo positivo. Sono molto bravi, direi. Io ho visto dei buoni progressi, non merito degli allenatori che si ergono sempre di quelli che plasmano le squadre. Qui non si plasmano, qui si devono cercare di far capire quali sono i concetti base per poter giocare meglio, secondo me. Uno di questi, per esempio, è non essere padroni assoluti della palla. Se non si gioca coi compagni si produce poco, si porta palla. Giusto. E non si produce gioco. Queste cose qui le ho viste negli ultimi tornei e le hanno evidenziate di più, quindi voglio dire che siamo sulla buona strada. Il livello tecnico è buono, manca un ragazzino che c'era l'altra volta, è stato già selezionato dalla spalla, uno dei molto bravi, ma qui ce ne sono altri che sono su quel piano lì, e quindi questo ci fa ben sperare. E detta anche dei miei colleghi e del direttore tecnico, è uno dei gruppi, ed spero che non sentano, è uno dei gruppi che è, in prospettiva è molto valido. Bene, bene, complimenti ragazzi, complimenti. Noi non avete sentito. Loro non ha sentito niente. Allora, guardate, regia, fammi vedere la Perla Verde, guardate che spirito di squadra, sono praticamente tutti con la mano, sono tutti con la mano sopra la pulsantiera, poveretto che è in mezzo perché starà soffrendo. E allora noi lanciamo l'ultimo gioco, l'ultima prova, è lo Scrabble. E allora, terza manche di Scopri il Campione. Prima ricordo che la squadra che perderà questa sfida si aggiudicherà comunque un bellissimo premio,
che è un biglietto gratuito per andare alla cinema, alla Cine Palace, oppure alle Befane, quindi sicuramente un bel regalo anche per chi perde questa sfida. Ricordiamo un altro regalo che è già stato fatto ai genitori presenti quest'oggi qui, che vi hanno accompagnato in studio, ma ovviamente per, sarà consegnato dai mister anche a chi non è venuto con i ragazzi quest'oggi, la possibilità per le famiglie di usufruire di un esame gratuito dell'acqua offerto da Soluzione Acqua. Chi vince la puntata si aggiudicherà il pallone offerto da Macro Store. E adesso andiamo a giocare con l'ultima sfida, dove dovrete indovinare il nome e il cognome del giocatore che si nasconde dietro alle due righe di lettere che adesso stiamo per vedere. Tre manche, andiamo con la prima. Questa è la prima. Sant'Arcangelo. Marco Parolo. Vediamo se avete indovinato. Ed è giusto. Un punto per il Sant'Arcangelo. Seconda manche. State nelle vostre postazioni, ragazzi. Siete un po' troppo avanti. Seconda manche. Andiamo a vedere. Per la verde. Nome e cognome. Andrea Pesci. Non è corretto. Sant'Arcangelo. Pedro Pereira. Andiamo a vedere. È Pedro. È Pedro Pereira. Attenzione. Ultimo punto. Ultimo punto, attenzione. Ecco qua. Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo. Ah, e Paolo Dybala. Come fate a vedere Paolo Dybala in quella? Andiamo a vedere. Appunto, Paolo Dybala. Paolo Dybala, è giusto. E festeggiano con la mascherina tipica di Dybala. E allora andiamo a vedere l'aggiornamento finale. Questo è il punteggio finale di questa sfida. 18 Sant'Arcangelo, 7 per la Verde Calcio, Riccione. E allora adesso siamo pronti. Siete pronti? Voi avete preparato un coro? Sì. Per Io Tifo. Pronti, pronti, allora pronti anche per consegnare la pallone. Vediamo, intanto abbiamo il bigliettino con il coro per la perla verde. Allora, il Sant'Arcangelo mi sembra un po' più pronto. Allora, andate in postazione, ragazzi, dietro il... ok, perfetto. Allora, per la verde siete già pronti voi? Allora, Sant'Arcangelo, un secondo di silenzio perché sentiamo prima la perla verde. Un minuto di silenzio. Andiamo. Sì. Oh, noi siamo della perla. Oh, cacciare la palla ci sballa. Oh, il nostro mister ci dice. Oh, a calcio sempre si vince. Oh, però una cosa ho imparato. Oh, mi calcio, mi è cresciuto. Bravi, bravi, bello. Vi faccio un applauso, bravi. Sant'Arcangelo, siete pronti? Andiamo su Sant'Arcangelo. Quando volete. Bravissimi, bravissimi, un applauso a tutte e due le squadre, bravi! E allora, pallone per il Sant'Arcangelo, ecco qua, fermi in postazione perché facciamo il riepilogo. Adesso che abbiamo concluso la prima fase, per quanto riguarda i gironi, così annunciamo anche
Quali sono le quattro squadre semifinaliste? Girone A, Junior Coriano, 6 punti. Athletic Poggio, 3 punti con 20 punti complessivi. Scuola Calcio Garden, 1 punto con 27 punti complessivi. Bellaria Academy, 1 punto con 25 punti complessivi nelle due sfide. Girone C, Cattolica, 3 punti con 32 punti complessivi. Prima classificata di questo girone, mentre per il girone A ha vinto ovviamente lo Junior Coriano che ne ha 6. Poi c'è l'Accademia Rimini Calcio Vincenzo Bellavista che ha 3 punti ma 31 punti complessivi. La Promo Sport che ha sempre 3 punti, quindi girone C molto equilibrato, ma 29 punti complessivi. Quindi per i punti realizzati nell'arco delle due sfide, il primo posto va al Cattolica. Quindi per il girone A Junior Coriano, per il girone C il Cattolica Calcio, per il vostro girone, il girone B, Delfini a quota 6. Quindi Delfini che sono qualificati per la semifinale, Sant'Arcangelo che è a quota 3 con 33 punti, perché oggi ha 18 punti e ha fatto 18 punti più i 15 della prima sfida. Per la Verde Calcio Riccione, sempre a quota 3, ma con 23 punti, perché oggi siete andati un po' meno bene come punteggio. Stella a quota 0 con 13 punti. E quindi abbiamo Junior Coriano, Cattolica, Delfini e Sant'Arcangelo Calcio qualificati per le semifinali. Doppia sfida la settimana prossima. E allora con questa immagine di festa, complimenti anche alla Perla Verde Calcio Riccione, vi faccio un applauso anche a voi, appuntamento alla prossima settimana con le due semifinali e poi quella dopo la finalissima. Chiudiamo sul Sant'Arcangelo, grazie, appuntamento alla prossima settimana. Il programma è stato offerto da Banca Malatestiana, Isol Casa, Soluzione Acqua.